Vi dovete mettere comode, cioè, per far partire una barca, perché appunto l'avambraccio non è come quello del maschile che fa così. 60-70 anni che si muovono ancora in barca, ti fissano, ti guardano. La loro chiacchiera, quello che noi ormai definiamo mansplaining, è una forma di riconoscimento, perché fino a poco tempo fa ti dicevano proprio sta casa, non sto scherzando, ti dicevano sta casa. No. Vai, 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 Vale. Ok, rientra un po' con la poppa. Bravissima, perfetta. Il ruolo femminile per quanto riguarda le barche a Venezia era storicamente molto riconosciuto per quanto riguarda il remo e la vela. Gli uomini andavano a pesca, ma erano le donne che portavano il pescato al mercato. Quindi tutte le mattine le donne all'alba facevano una vera e propria regata per arrivare per prime al mercato e strappare il prezzo migliore per il pesce. Quindi il ruolo femminile era un ruolo ultra centrale, che invece sul motore è proprio crollato. Anche solo nelle pagine o nelle pubblicità di chi noleggia o di chi affitta, la donna normalmente è in costume a prua. Meccanica base è valida in particolare per tutti i motori che non sono dei motori e-tech nuovi. Chiamare un po' di benzina in camera di scoppio, come abbiamo fatto prima. Sono Marta, fondatrice di Fia Manetta dell'associazione e una delle allenatrici. Ragazze a tutta velocità. Significa. La manetta è questo strumento, di fatto questo è il timone, ma la manetta è proprio questo pezzo, no? Dove si accelera e decelera. Grande. Mancava a Venezia, in questa città, una scuola che insegnasse a guidare la barca a motore. Per le leggi italiane, fino ai 40 cavalli non è necessario un corso o una patente per guidare la barca. D'altro canto, a Venezia abbiamo un traffico che è un traffico importante e soprattutto prima di Fia Manetta l'insegnamento era un insegnamento che di solito passava all'interno della famiglia e la trasmissione era di padre in figlio, donne al volante o al timone. Fino a praticamente al lockdown se ne vedevano davvero davvero molto poche, eravamo una decina in città. È molto legato alla questione del lavoro. La barca a motore serviva principalmente per i lavori pesanti, per l'edilizia, per la costruzione e per il trasporto merci, che era un lavoro fisico generalmente maschile. E io sono stata fortunata perché io avevo mio zio che mi ha insegnato quando eravamo bambini. Io ero l'unica che lui piazzava a timone di questa scialuppona con l'entrobordo, non vedevo nemmeno oltre la prua, ma dovevo orientarmi con i campanili. Ti mettono lì, è così che si impara qui. Marta è incinta di ben 7 mesi, ok? Siamo principalmente donne, la nostra filosofia di fatto non è escludente per nessuno e soprattutto stiamo cercando di rompere quella che è sempre stata l'immagine tipo della navigazione, in cui bisogna essere in forma, giovani e forti e abili per guidare una barca. C'è da dire, chi lavora in città, nei canali, quindi tassisti e gondolieri, sono stati molto felici di questo progetto e ce l'hanno proprio detto in più occasioni, perché loro sono i primi, no, a scontrarsi letteralmente con chi non sa guidare la barca. Dove noi abbiamo trovato qualche resistenza o difficoltà era sul maschile over, 60-70 anni, che si muovono ancora in barca, ti fissano, ti guardano, ti mettono tendenzialmente un po' in difficoltà. Quando vedono invece che sai fare le tue cose, diventano i tuoi migliori amici. Ora la loro chiacchiera, quello che noi ormai definiamo mansplaining, che, no? Per loro in questo momento è una forma di riconoscimento, cioè ti parlo perché ti do dei consigli, ma perché già parto dal presupposto che va bene per me che tu sia in acqua, perché fino a poco tempo fa ti dicevano proprio sta casa. Non sto scherzando, ti dicevano sta casa. Significa che i tempi sono cambiati. Questo è già molto. Uno degli obiettivi principali è proprio ritornare ad utilizzare le imbarcazioni come in qualche modo si utilizzavano un tempo, ovvero per esempio per portare i figli a scuola, per andare a fare la spesa, cose da fare che a piedi mi
obbligano a dei tempi molto lunghi, in barca la città è piccolissima. L'imbarcazione a Venezia è un mezzo straordinario per garantirti un'autonomia, molto più che non utilizzando i mezzi pubblici, che sono molto pochi ancora rispetto a ciò che servirebbe. Per quanto riguarda me, potermi muovere senza incrociare mai le masse turistiche. Io non scendo mai dalla barca, io faccio tutto con la barca, ma è un piacere, ma è anche un'esigenza. Allora, quando sono in navigazione mi sento, uno, parte della città, molto, molto libera anche. I passi sono molto, molto piccoli, però, non lo so, sentirsi parte anche di questo tipo di iniziative ti fa sentire parte di un cambiamento anche. L'uso civile della barca all'interno della città è, non dico scoraggiato, ma sicuramente non c'è un'attenzione a questo particolare. Tant'è vero che i posti barca sono ancora molto pochi, e questa è una domanda che capita spesso: dove mi posso ormeggiare e scendere, no? Se uno ci pensa, davanti ai supermercati delle città normali c'è sempre almeno un posto macchina per una persona incinta o con i bambini piccoli. Qui non c'è. Bisogna risensibilizzare anche l'amministrazione ad avere un occhio di riguardo per quanto riguarda la cittadinanza che a Venezia vive. Una città che ha delle particolarità come Venezia dovrebbe avere un'attenzione particolare alla vita, no, della città. Ciao, grazie Ale. Mille, grazie. Buon rientro. Oggi abbiamo finito i corsi, abbiamo fatto teoria e pratica, e tanto con le ragazze ci sentiamo, ci vediamo tutti i giorni, e vento in poppa a tutti.